La scrittura è il mezzo che più ho utilizzato da quando ho memoria. Scrivo da sempre. Ho iniziato a raccontare al mio diario, che consideravo l'amico custode dei segreti, episodi felici. Poi, crescendo, ho conosciuto altre emozioni. Scrivevo quando avevo paura, quando non sapevo a chi poter raccontare i miei incubi. Mi sono successe delle cose che mi hanno turbata e non capivo cosa potessi averle scatenate. Ad oggi ho preso consapevolezza che prima dell'aggressione fisica c'è quella psicologica. Molti di noi la sottovalutano, ma è quella più insidiosa, più subdola, sottile, che ti scava, ti divora. La prima volta eravamo fidanzati. Lui mi ha detto: «Io ti amo al di sopra di ogni istinto aggressivo che tu mi susciti». È così che è iniziato. Da vittima mi sono sentita colpevole. Mi sentivo fatta a pezzi. L'uomo violento è capace di spacciare atti di violenza in atti d'amore, fatti per la donna in modo che lei possa capire dove sbaglia e correggere il tiro. Quasi sempre un abile manipolatore. Un altro errore della donna vittima è il senso di colpa. Provi un senso di colpa e pensi: se cambio e smetto di compiere errori, cesserà di punirmi. Un giorno, mentre passeggiavo per strada, ho visto la mia immagine riflessa in una vetrina. Ho visto il vuoto e mi sono spaventata. Ho cercato protezione nel mio cappotto. Se gli altri assistono alla violenza e tacciono, sono complici e fanno venire il dubbio che nell'errore ci sia tu, la vittima. Purtroppo a volte capita che la donna arrivi ad accettare l'inaccettabile per la paura che il dissolversi della famiglia possa nuocere ai figli, perché poi i figli dovranno fare i conti da soli con la persona violenta del padre. Nessuno deve privare un bambino della sua innocenza. Ma se ti abitui ad un'aggressione, sei colpevole anche tu, perché sei il carnefice di te stesso. Ho il dovere morale di denunciare. Ho il dovere di parlare al cuore di quelle donne che, come me, vivono ancora nell'inferno. Io non sono morta. Il mio viso non è stato sfigurato, ma ho rischiato tante volte. Vorrei che chi si trova a vivere in uno stato simile sapesse che il suo dolore è il mio dolore, il suo sentire è il mio sentire. È finito il tempo della vergogna, dei silenzi. Non dobbiamo più avere paura. Io ho denunciato, anche per questo sono ancora qui.
non ti crederà chi non sa, chi non ama, chi giudica, chi non sa andare oltre i sorrisi, chi non ha mai capito che spesso dietro un sorriso di una donna può nascondersi un grande dolore insieme a una grande dignità.